Solidago, la nuova rubrica per autori e scrittori per il sociale a cura di Amelia Focaccio. Se hai scritto un libro su un tema di risonanza sociale e solidarietà, puoi scrivere a rubrica solidago@gmail.com. Sarai subito contattato per un'intervista su Radio Rainbow Diversamente Radio. Benvenuti su Rainbow Diversamente Radio. Siamo in compagnia di un'ospite già conosciuta, che è Alessandra Romano. Alessandra è già stata con noi perché è una scrittrice, aveva scritto un libro, L'isola d'Agata. Adesso ritorna perché ne ha scritto un altro bellissimo dal titolo I fuggiaschi di Padova. Voglio ricordare che Alessandra è laureata in lettere moderne, è nata a San Giorgio a Cremano, fa parte degli ordini di giornalisti della Campania e ci propone questa storia emozionante di cui adesso andremo a parlare. Benvenuta Alessandra. La prima noi ci prendiamo un po' di tempo per le risposte perché vogliamo ricordare agli radioascoltatori e poi sui social a chi ci vedrà che Alessandra, per motivi che poi vi racconterà, non riesce né a parlare né a sentire, però riesce a scrivere in una maniera meravigliosa e a tradurre quello che dirà Alessandra c'è la zia Rosa. Quindi noi facciamo le domande ad Alessandra, lei scriverà le risposte che vuole, aiutata dalla zia che traduce le nostre domande, e quindi in maniera un po' più lenta, ma faremo un'intervista sicuramente bellissima. Alessandra, innanzitutto ti voglio fare i complimenti per questo trucco che hai e voglio sapere chi ti ha fatto questo bel trucco, questo bello smalto, questa bella preparazione. Allora, rispondi tu? Sì, facciamo rispondere ad Alessandra con tutta calma. Me l'ha fatto Flavia Mastrodonato, che è una truccatrice professionista. Ok. Alessandra, scusa, la prima domanda è questa. Tu, nella scorsa intervista che abbiamo fatto del libro L'isola d'Agata, non hai voluto neanche accennare alla tua malattia. Invece adesso ci ritroviamo in questo libro dove appunto parli tantissimo di questa malattia. Io volevo chiederti che cosa è cambiato per te per convincerti ad una decisione di questo genere? Allora, lei risponde, ora sono più forte. Va bene, ok. Nel tuo libro c'è un rapporto amore-odio con le famiglie, che da una parte sono una delle motivazioni di questa fuga di questi ragazzi, ma dall'altra sono proprio l'unica vera forza. Ecco, tu che cosa ci dici in proposito? Aspettiamo che risponda con tutta calma. Quindi Rosa, io mentre parlo a lei sì, viene tradotto quello che io sto dicendo, è così? Sì, perché lei ha un tablet che praticamente registra le tue parole. Allora, risponde, io personalmente mi sono un po' scontrata con la mia famiglia durante la mia malattia, ma ogni volta mi rendo conto che sono il mio punto di riferimento, la mia forza. Senza di loro non so come avrei fatto. Quindi, diciamo, questa è la sua risposta. Va bene, quindi da una parte c'è il conflitto, perché c'è un po' la ribellione, e dall'altra invece ovviamente c'è la consapevolezza che la forza vera è la famiglia. Certo. Il tuo libro, Alessandra, è frutto di fantasia o ti sei ispirata agli incontri che hai fatto sulla tua strada? Allora, mi sono ispirata alla mia vita, alle mie difficoltà, alle mie paure, ma anche alle prove che la vita mi ha personalmente riservato e che ho vinto. Senti Ale, mi è molto piaciuta la storia di un amore contrastato che tu racconti nel libro e la causa di questo contrasto è proprio la malattia. Ci vuoi raccontare di questi due personaggi? Intanto possiamo dire, poi magari dopo lo ripetiamo, che il libro verrà presentato anche il 2 ottobre alle 18 a Villa Fernandez,
chi volesse può partecipare all'aperto. Assolutamente. Tieni presente che la nostra web radio va su tutta Italia, quindi sicuramente questo messaggio circoscritto diciamo, ai nostri compaesani più o meno che possono in qualche modo raggiungere facilmente Villa Fernandez a Portici, quindi sabato 2 ottobre ore 18. Io ci sono, sappiatelo. E questo sarà un piacere per noi. Allora, lei ti risponde alla tua domanda. Sì, Angela e Riccardo rappresentano un po' la difficoltà che riscontriamo noi tutti malati di neurofibromatosi nell'amore. E nell'avere un figlio ovviamente ci sono delle eccezioni, ma la maggior parte ha questa difficoltà. E ho voluto parlarne, quindi sia diciamo una difficoltà psicologica, credo, che proprio oggettiva. Perché molti di loro sono anche molto deboli, molto, diciamo così, non sono in forma. Ma non è il caso di Alessandra, perché lei è fortissima. Eh beh, si vede, non c'è bisogno che ce lo dici, ce ne siamo accorti. E cosa vorresti dirci a proposito delle malattie rare? E poi voglio sapere quali sono i tuoi sogni. Allora, lei dice che devono essere le malattie rare, devono essere conosciute, e che chi ne ha affetto deve contribuire a farlo. Cioè non bisogna nascondersi, giustamente, dice lei, ma anzi bisogna divulgare tutte le notizie perché poi si possa partecipare anche alla ricerca. A proposito di ricerca, io volevo infatti chiedere, scusami Rosa, perché questo è molto importante, sì. Volevo chiedere, Alessandra devolve il ricavato del libro proprio per, insomma, sì, per questa finalità. Vogliamo parlarne un attimo? Vogliamo dire perché? Allora, dice, risponde Alessandra, ho voluto contribuire in qualche modo per aiutare la ricerca e dato che il mio talento è scrivere, ho voluto farlo attraverso la scrittura. È un fine nobilissimo, Alessandra, che veramente ti fa onore. E poi tu nel tuo libro parli... è un libro, diciamo, per certi versi leggero, perché storie di amicizie, di amori, insomma, ci sono tante, tante storie che si intrecciano, però c'è anche tanto dolore, tanta tristezza, tante... Ecco, la domanda che ti faccio, qual è il tuo rapporto con Dio? Risponde, credo in Dio, al punto che in alcuni momenti ho provato rabbia nei suoi confronti. Una rabbia che mi ha portato a dubitare della sua esistenza. Ma poi guardo l'amore che mi circonda, vedo mio padre, mia madre, mio fratello e anche il mio cane. E la rabbia passa e ritorno a crederci. E fai bene, Alessandra, e fai bene, perché se sei così una bella persona, una bella anima, evidentemente è un motivo c'è. E poi facciamo una domanda più, distogliamoci da questo momento di emozione, dai. Ti piacerebbe che questo libro diventasse un corto? Certo, magari. Dai, vediamo. Tanto la radio è molto seguita, quindi chissà. Non, diciamo, non limitiamoci a niente. E un'altra domanda, voglio sapere chi sono le persone nella dedica. Allora, Pier è un ragazzo che ha la mia stessa malattia, un caro amico che combatte come me questa battaglia. Mio zio Valerio è stato con me in ospedale a Parigi, ha fatto le nottate accanto a me, anche quando mio padre è dovuto tornare in Italia per lavoro. Zio Mauro l'ho perso qualche anno fa e da quando non c'è più sento che è l'angelo che mi sta proteggendo. Va bene, va bene. Beh, concludiamo questo momento di emozione. Alessandra, con te si possono fare queste interviste perché tu ci fai sempre emozionare e questo non è possibile. Però veramente raccomando a tutti di comprare il libro di Alessandra, perché a parte che è un libro piacevolissimo da leggere, peraltro anche di... Io l'ho comprato, però sono stata adesso incauta a non averlo... Ce l'avete voi a portata di mano? Sì, eccolo qua. Ecco, perché io ce l'ho pure... Eccolo qua, sì, eccolo qua.
I Fuggiatti di Padova è un libro che si legge velocemente perché, insomma, non è di tantissime pagine, però è di tantissimo contenuto. E poi, a parte la bellezza del libro, poi c'è il doppio fine che Alessandra devolverà il ricavato in beneficenza per quanto concerne proprio la ricerca inerente alla sua malattia. Voglio solo un'ultima domanda: dove si può comprare il libro? Questo ce lo vuoi dire anche tu, Rosa? Allora, il libro in effetti si può ordinare su Amazon, oppure c'è qualche libreria, per esempio Alessandra, essendo di Portici, e anche Libridine a Portici, che è una libreria dove lei ha, diciamo, presentato anche il suo primo libro, c'ha delle copie, quindi perfetto. Se uno volesse acquistarle, può acquistarle anche là. Va benissimo, allora noi invitiamo tutti i radioascoltatori di Rainbow e tutti i nostri amici dei social a comprare il libro di Alessandra. La ringraziamo per averci rilasciato questa intervista e poi ringraziamo i radioascoltatori di Rainbow e diamo appuntamento al prossimo incontro con Solidago. Salve. Ciao. Ciao. Un'esclusiva di Rainbow, diversamente radio, la radio che non ha età.